La corrente elettrica continua. Questo è il libro Amaldi per i licei scientifici punto blu, volume 2. La corrente elettrica è un moto ordinato di cariche elettriche. Nei fili metallici, come il filamento di tungsteno di una lampadina, le cariche elettriche che si muovono sono gli elettroni negativi, ma in altri casi i portatori di carica possono essere positivi o negativi, come spiegato ad esempio qua. Nell'acqua salata, che è conduttrice, la corrente elettrica è trasportata sia da ioni positivi, per esempio ioni sodio, che ioni negativi, come gli ioni cloro, come spiegato anche qua nella figura 1. D'ora in poi vedremo la corrente elettrica trasportata dagli elettroni di conduzione nei fili di metallo. Questo è un esempio di reticolo cristallino, un'impalcatura di atomi che non possono spostarsi, ma al massimo possono solo vibrare per agitazione termica intorno alle loro posizioni di equilibrio fisse. Questi atomi sono ioni positivi, perché ciascuno di loro, sempre per colpa dell'agitazione termica, ha perso in media uno o due elettroni, che erano elettroni atomici, erano quelli legati più debolmente, quindi nei gusci più esterni, e si sono liberati dai loro atomi e adesso sono liberi di muoversi caoticamente all'interno di tutto il reticolo. Questi sono gli elettroni di conduzione, questi blu, e sono anche detti portatori di carica, perché sono quelli che trasportano la corrente elettrica nei fili di metallo. Questa figura in particolare non rappresenta nessun trasporto di corrente elettrica, perché come si vede questi elettroni si muovono caoticamente in tutte le direzioni, uno va a destra, uno a sinistra, uno in alto, uno in basso, senza avere un moto ordinato di deriva. Cioè un moto di scorrimento in una direzione ben precisa, che potrebbe essere a destra o a sinistra. Quindi questa figura rappresenta un oggetto di metallo quando non vi scorre la corrente elettrica. Per far scorrere la corrente elettrica bisogna spingere questi elettroni di conduzione in una direzione, in un verso preciso, mettendo all'interno del filo, immaginiamo che questo sia il filo cilindrico, un campo elettrico, per esempio rivolto verso destra. Per farlo bisogna applicare una differenza di potenziale tra l'estremità del filo A e l'estremità B, in modo che il potenziale in A, VA, sia maggiore del potenziale in B, VB. Questa discesa di potenziale genera il campo elettrico verso destra. Gli elettroni sentono questo campo elettrico e subiscono una forza elettrica verso sinistra, perché sono cariche negative, e iniziano un lento movimento ordinato verso sinistra. Questo movimento è molto difficoltoso e molto lento perché gli elettroni continuamente urtano contro gli atomi del reticolo e passano con difficoltà. Prendiamo per esempio un elettrone come potrebbe essere questo. Prima di applicare la differenza di potenziale, quindi il campo elettrico si muoveva in modo caotico, a zig zag, rimbalzava, ma alla fine stava sempre lì e non aveva uno spostamento netto. Dopo un po' di tempo più o meno stava lì. Invece con il campo elettrico applicato, l'elettrone piano piano, intanto che rimbalza, comincia a spostarsi lentamente verso sinistra, così come indicato dal mouse. E partendo da questa posizione, dopo un po' di tempo si trova qua. Dunque l'elettrone fa due movimenti sovrapposti, uno dovuto all'agitazione termica, che è un moto caotico in cui urta continuamente contro il reticolo e si muove a zig zag, con velocità altissime, dell'ordine dei centinaia di metri al secondo a temperatura ambiente, esattamente come se fosse una particella di un gas, infatti si chiama gas di elettroni, questo insieme di portatori di carica. E l'altro movimento invece è lentissimo, ma è ordinato in una direzione ben precisa, questa, e si chiama moto di deriva, drift velocity, una misura della difficoltà con cui questi elettroni derivano verso sinistra, a causa dei continui urti contro il reticolo, sarà la resistenza elettrica del filo, o meglio la resistività elettrica del metallo, che vedremo più avanti. A causa di questa resistenza elettrica causata dal reticolo, la velocità di deriva è molto bassa, dell'ordine dei millimetri al secondo al massimo, perché gli elettroni si muovono come sottoposti a una specie di attrito continuo. Qui vediamo il moto di deriva di un elettrone. Stavolta però con il campo elettrico che va a sinistra, quindi vuol dire che qui c'è un potenziale più alto su questo lato e un potenziale più basso di qua. Perciò l'elettrone deriva verso destra, cioè contro, sempre nel verso contrario al campo elettrico, con la velocità di deriva. Per
Lo stesso disegno è riportato sul libro di Amaldi, dove si parla degli ioni positivi del reticolo cristallino, gli elettroni sfuggiti agli atomi, per esempio del rame, chiamati elettroni di conduzione, che formano il gas di elettroni. In assenza di campo elettrico applicato, questo elettrone si muove a zigzag, ma alla fine sta sempre lì. Con un campo elettrico applicato verso sinistra, l'elettrone deriva verso destra. Tuttavia, anche se gli elettroni derivano a destra, è rimasta la convenzione storica per cui la corrente è rivolta verso sinistra. I è l'intensità di corrente elettrica. Il verso della corrente elettrica, verso positivo, è quello in cui si muovono le cariche positive. In questo filo di metallo, gli elettroni si vede che si muovono a sinistra, la corrente è rivolta a destra. Quindi nei fili metallici la corrente elettrica ha lo stesso verso del campo elettrico, cioè va dal polo positivo al polo negativo. Positivo e negativo indicano i valori del potenziale, cioè la DDP applicata dall'esterno all'estremità del filo. Forse questa convenzione sul verso della corrente discende dal fatto che solo successivamente si scoprì come avviene il passaggio della corrente elettrica a livello microscopico nei metalli, e cioè che i portatori sono delle cariche negative, cioè gli elettroni liberi, quando ormai era consuetudine descrivere la corrente come un flusso di cariche positive, e quindi si lasciò la vecchia convenzione. In pratica molto spesso si immagina come se ci fossero delle cariche positive nei fili di metallo che si spostano nel verso della corrente elettrica, ma si tratta solo di una rappresentazione convenzionale e immaginaria.